Andiamo. Va bene. Oggi voglio innanzitutto dire altre cose sui logaritmi. Facciamo anche il grafico della funzione logaritmica. Se vi ricordate, se io ho il logaritmo in base a di x alla m, questo vale m logaritmo in base a x. Poi logaritmo in base a t per c, questo è logaritmo in base a di t più il logaritmo in base a. Questa è la traduzione per i logaritmi di quelle due proprietà che abbiamo visto ieri per le potenze. Attualmente sia la base che l'esponente, che l'esponente qua, questi numeri si prendono positivi. Questo perché il logaritmo di un numero negativo non si può fare. Perché non si può fare? Perché qualunque. Teoricamente qualche potenza esponente intero può venire negativa, quindi teoricamente io potrei dire che il logaritmo in base alla definizione che abbiamo dato ieri di meno 8 in base a meno 2 è 3, perché meno 2 alla 3 fa meno 8, però avrei un piccolissimo problema: appena voglio elevare meno 2 alla 3,5, elevarlo alla 3,5 dovrei prima elevarlo alla 7, mi viene un numero negativo, poi fare la radice quadrata, quando vado a fare la radice quadrata non si può. Quindi diciamo i logaritmi, diciamo quando andiamo a definire il logaritmo in base a di t, presupponiamo sempre che a sia maggiore di 0 e b sia pure ovviamente maggiore di 0. Ok? Bene, detto questo, andiamo a vedere che cosa succede se io cambio base. Cioè, che relazione c'è tra il logaritmo di una certa base A di B e il logaritmo di una certa base A di C? Allora, questo per fissare le idee chiamiamolo per un attimo X e questo chiamiamolo Y. Ok? Sono ben definiti, cioè sicuramente esiste una potenza alla quale elevare A che mi dà B, poi esiste una potenza alla quale elevare A che mi dà C. Io voglio sapere che relazione c'è tra X, tra questo valore X, tra questa potenza X, questo esponente X e questo esponente Y. Va bene? Ok. Allora, noi sappiamo che alla x fa b, questo lo sappiamo. Adesso andiamo a introdurre un altro numero, cioè il logaritmo in base b di c, e questo lo chiamiamo d. Ok? Adesso eleviamo da queste, diciamo, prendiamo questa uguaglianza, eleviamo tutti e due i membri alla t. Ok?
A sinistra otteniamo a alla tx, perché alla x elevato ancora alla t, le proprietà delle potenze ci dicono che potenza di potenza esponenziale. A destra, per definizione, b alla t deve fare c, quindi otteniamo questo. Ma questo chi è? Questa uguaglianza cosa ci dice? Ci dice che a elevato a tx fa c, ma ci dice quindi che tx non è altro che la potenza, che l'esponente alla quale, al quale devo elevare a per ottenere c, cioè il logaritmo, cioè y. Quindi y è uguale esattamente a tx. Se andiamo a risostituire chi sono y e x, otteniamo che il logaritmo in base a c è uguale al logaritmo in base a di b per il logaritmo in base b di c. Ok? Io devo aver chiare le proprietà delle potenze. Poi il resto me lo ricavo, cioè non è che... Sì, me lo ricordo anche, però se me lo ricavo è meglio. Più volte me lo ricavo, meglio è. È come fosse un refresh della memoria. Ok? Oh. Voglio mettere in luce... Supponiamo di voler fare un altro... logaritmo in base a di un altro numero di d. Vabbè, applichiamo la stessa formula, questo è il logaritmo in base a di b per il logaritmo in base b di d. È uguale, no? Come se a posto di c avessi messo. Dividiamo termine a termine, ovviamente supponiamo di poterlo fare, ma sostanzialmente lo possiamo fare se c e d sono diversi da 1. Perché il logaritmo quando è che fa 0? Soltanto se l'argomento, se il numero di cui devo fare il logaritmo è 1. Perché a alla 0 quanto fa? Perché qualunque sia a, fa sempre 1. Quindi se c e d sono diversi da 0, io posso fare, questi numeri sono diversi da 0 e posso fare il rapporto. Ovviamente anche b deve essere diverso da 0. Quindi andiamo a fare il rapporto e cosa scopriamo? Quando vado a fare il rapporto, questo e questo si semplifica. Quando faccio il rapporto di due logaritmi, in qualunque base io lo faccia, il rapporto viene sempre lo stesso. Cioè, se faccio il logaritmo di c fratto il logaritmo di d, se lo faccio in base a, viene questo risultato. Se lo faccio in base b, viene qua. Facciamo un esempio semplice. Se vado a fare il logaritmo in base 2 di 1024, quanto fa? Oh. Il logaritmo in base 2 di 32 fa invece 100. Andiamo a fare il logaritmo in base 8. Logaritmo in
base 8 di 1024 quanto fa? Vediamo un po'. Quando fai il logaritmo in base 8 di 2? Il logaritmo in base 2 di 8 fa 3. Quindi il logaritmo in base 8 di 2 fa? Un terzo. Quindi questo qui fa? Dieci terzi. Se io faccio, guardate, se qua ci metto A, che scoprire? Che il logaritmo in base A di B e il logaritmo in base B di A, il prodotto deve fare logaritmo in base A di A, ma siccome A la 1 fa A, deve fare 1. Quindi da quella formula che abbiamo trovato prima segue anche che se io faccio, se io scambio A e B, il logaritmo si scambia col suo reciproco. Adesso se vado a fare il logaritmo in base 8 di 32, qua no, è come se io facessi 8 alla 1 terzo fa 2, poi 2 alla 10 fa 1024, quindi prima elevo a 1 terzo, poi elevo a 10, 10 per 1 terzo fa 10 terzi. Sotto, se avete capito la stessa cosa, 5 terzi. Adesso se io vado a fare il rapporto tra il logaritmo in base 2 di 1024 e il logaritmo in base 2 di 32, quanto viene? 10 diviso 5 fa 2. Se faccio il logaritmo in base 8 di 1024 e il logaritmo in base 8 di 32, quanto fa il rapporto? 10 terzi, fratto 5 terzi fa sempre 2. Se faccio il logaritmo in base 10 di 1024 fratto il logaritmo in base 10 di 32 fa sempre 2. Stavolta il risultato non viene intero, questo fa circa poco più di 3, questo fa poco più di 1,5, che la radice di 10 fa 3,1 e qualcosa. 32 è 10 per 3,2, no? Quando vado a fare il logaritmo è di 3,2 è poco più di 0,5, logaritmo di 10 fa 1, in base 10 fa 1, quindi 1,5 qualcosa, sopra viene 3,1 qualcosa, sopra viene 3,0 qualcosa, poco più di 3. Quando andate a fare il rapporto, se andate a fare bene i conti con la calcolatrice, la calcolatrice vi dirà che è approssimativamente fra 2, ma in realtà esattamente più, perché cambiando base qui i rapporti rimangono uguali. Attenzione, non è che rimane uguale, ovviamente quando io cambio base i logaritmi si moltiplicano per la stessa costante. Logaritmo in base a di c, logaritmo in base a b di c, in mezzo ci sta questo che non dipende da c, questa costante. Però ovviamente quando vado a fare i rapporti è la costante. Quindi molto spesso sui libri quando trovate scritto logaritmo di C, logaritmo di A fratto logaritmo di B, non trovate indicata la base. Dice, ma in che base? Fa niente, qualunque base, tanto il rapporto viene sempre uguale. Se io scrivo logaritmo 3 fratto logaritmo 2, logaritmo 3 fratto logaritmo 2 è circa 1,58, ma non c'è scritto la base spesso. Perché? 10. Perché o lo faccio in base 10, o lo faccio in base E, o lo faccio in base 2, o lo faccio in base a quello che mi pare, quel rapporto viene sempre la stessa cosa. Poi chi è questa famosa base E? Però ne vera no, chi l'ha lasciata in eredità? Prima era suo, ma è di chi è?
numero come qua, mi ricordo mai se è 1881, ho un problema di disgrafia con la memoria, dovrebbe essere 18, però non so. Vabbè, qua le costo ben più di 5, dovrebbero essere corrette. Ci sono, allora, siamo usciti su questo argomento un po' di straforo, però diciamo due parole e poi ritorniamo su. In matematica ci sono alcuni numeri che meritano una menzione speciale. Uno di questi è pi greco, un altro è il numero di Laplace. Beh, guardate, la matematica è affamata di simboli. La matematica, cioè normalmente se voi dovete scrivere un testo, che caratteri usate? Quando dovete scrivere in italiano, che lettere usate? La quale? Perché ci sta anche l'alfabeto giapponese, quello cinese, quello russo. Alfabeto? Latino. La maggior parte del mondo scrive con l'alfabeto latino. La maggior parte delle persone. Poi, certo, sono più di un miliardo di persone che scrivono usando l'alfabeto cinese, centinaia di milioni di persone che scrivono usando l'alfabeto russo, più di 100 milioni di persone che usano ideogrammi non cinesi ma giapponesi, e così. Però l'alfabeto latino e le cifre invece arabe. Chiaro? I latini avevano altre cifre. Ora, quante lettere ha l'alfabeto latino, diciamo nella versione inglese? 26, in italiano ne ha 21, in inglese ne ha 26. Non è che soltanto. In matematica abbiamo bisogno di molti simboli. Per esempio, appena siamo andati a identificare delle indeterminate, abbiamo usato le lettere A, B, C, D, X, Y, T. Fino adesso ci siamo mossi sulle lettere latine. Ma se io indico un angolo, normalmente che lettera uso? Alfa. Andiamo qua, ci mettiamo lì. E perché? Perché se uso sempre le stesse lettere per troppe cose, poi mi si confondono, diciamo, le idee mi si confondono. E quindi ci viene comodo usare le lettere dell'alfabeto, in questo caso greco. Perché usiamo le lettere dell'alfabeto greco secondo voi? Questa è un'altra piccola violenza fatta ai greci. Loro sono sfortunati in matematica perché già le lettere le usano per l'alfabeto. In matematica devono usare le stesse lettere che usano per l'alfabeto. Quindi sono esattamente nella condizione che loro usano sempre. Loro non è che usano, hanno A, B, C, cioè loro che dovrebbero fare il contratto, usare quelle dell'alfabeto latino. Qualcosa possono fare, però certamente quando scrivono il testo loro usano le lettere dell'alfabeto greco. Perché usiamo quelle? Perché sostanzialmente è un alfabeto. Il greco classico non lo parla più nessuno, ma c'è il greco moderno che usa le stesse lettere, però è un, diciamo, è parlato da, scritto, usato da un numero ristretto di persone, quindi sostanzialmente va bene a saccheggiare queste lettere per. Chiaro? Però
proprio perché i simboli non sono tanti, e quando usiamo la matematica abbiamo bisogno di molti simboli. Se voi andate a vedere, la matematica se l'ha inventata di simboli per i fatti suoi, il simbolo di integrale, beh, il simbolo di sommatoria è preso sempre dall'alfabeto greco, poi abbiamo il simbolo per esempio di derivata parziale a questa lettera qua che si chiama D. E così via, ce ne ha tanti di simboli, no? Il simbolo di unione, il simbolo di intersezione, e così via, quindi se ne inventa pure di suo. Però tu te ne inventi, certo, le possibilità sono tante, però i principali, quelli sono sempre le lettere. Siccome le lettere dell'alfabeto greco quante sono? 24, ne abbiamo 24 simboli al maiuscolo e 24 simboli al minuscolo. Se andiamo a fare i conti, molti di questi coincidono come grafia con quelle latine, e quindi ne potremmo usare tra maiuscolo e minuscolo, poi vedremo una ventina. 20, la metà, diciamo che la metà, 26 li usiamo dal latino, altre 24 li usiamo dal greco, sono una cinquantina di simboli. Un simbolo su 50 non è poco, è il 2%. Allora, riservare poi anche le lettere latine, ne usiamo poche perché usiamo A, B, C, D, X, Y, T, U, B, Z, le prime le... sì, poi ci sono I, J, L, M, le usiamo per gli indici di sommatoria, per altre cose. Le usiamo però. Quindi comunque riservare una lettera a, cioè noi nel momento in cui pi greco è questo numero qua, e fate attenzione che ci stanno i puntini, pi greco non è 3,14, non è 3,1416, non è 3,1415, 900 eccetera, continuo, entrambi sono numeri irrazionali, cioè queste cifre decimali, se le andiamo a continuare, non sono periodiche. Ok, quindi riservare un'intera lettera solo per pi greco è un po' limitante, perché io poi quella lettera la posso usare più. Sì, qualche volta si usa pi greco pure per indicare che ne so un piano, oppure, però è raro usare pi greco per altre cose che non sia quel valore là. Allora, questo che cosa, questo ragionamento a che cosa vi porta? Cioè, questo numero sarà importante oppure no? Se sacrifichiamo un'intera, cioè una lettera solo per lui, direi di sì. Poi il perché sarà importante si vedrà durante il corso di analisi 1 e di analisi 2. Perché è importante? Pure si vedrà durante il corso di analisi 1. Perché se io faccio i logaritmi in base E, cioè il logaritmo naturale, addirittura quando io scrivo logaritmo in base E di x, non scrivo mai così, scriverò così logaritmo naturale di x, potrò scrivere determinate, per esempio, approssimazioni. Per esempio, se x in valore assoluto, mettiamo così, scriviamo 1 più x, se x in valore assoluto è molto minore di 1, così, se no avrei dovuto scrivere x del tipo 1 più epsilon, no? Scriviamo logaritmo di x uguale 1 più epsilon, dove epsilon il valore assoluto è molto minore di 1. Posso scrivere che questo è uguale circa a epsilon. Se voglio un'approssimazione migliore ci metto meno epsilon quadro mezzo. Le altre approssimazioni proseguiranno. Se vi ricordate, quando facevamo 1 fratto
1 più epsilon, anzi 1 fratto 1 meno epsilon, questo è uguale a 1 più epsilon uguale più, poi si continuava con, se voleva un'approssimazione migliore qua ci doveva mettere epsilon cubo e via, se metto i puntini qua posso anche mettere uguale, nel senso che se mi fermo devo mettere uguale circa perché è un'approssimazione. Ovviamente queste approssimazioni verranno dimostrate, la loro validità verrà dimostrata durante il corso di analisi 1, chiaro? Oh, però osservate che qua logaritmo di 1 più epsilon uguale epsilon meno epsilon uguale mezzo eccetera vale se il logaritmo è naturale. Se il logaritmo fosse in base 2, ci verrebbe un fattore a moltiplicare. Chi sarebbe? Il logaritmo in base 2 di E. Perché io, l'abbiamo detto prima, cambiando base viene tutto a moltiplicare. Chiaro? Cioè, viene una costante fuori. E questa costante, se non è 1, perché me la devo portare presso? Meglio che usi il logaritmo naturale. Quindi non è che ne è vero, cioè no, io sono un matematico importante, fate quello che dico io, bisogna usare E. D'altronde lo sei tirato fuori E? Eh no, perché qua, quando vado a fare questa approssimazione, qua ci metto 1, cioè non ci saranno problemi, no? È più semplice. Cioè la matematica tende a semplificare per quanto possibile delle cose complicate. Semplificare per quanto possibile. Non è di dire vabbè, va così, vabbè. Quello va per quello, faccio un'approssimazione a occhio e così. No, no, tu lo devi fare in maniera corretta, poi faccio un altro esempio su questa cosa, mi dilungo ma è importante come ragionamento. Anche se è una digressione, è importante per sviluppare. Allora, a cosa serve la matematica? Anni fa qui è stato ospite un professore che sa risolvere molto bene le equazioni differenziali applicate ai problemi di meccanica, in particolare quando ci sono degli sviluppi asintotici da fare, cioè delle approssimazioni, pensatele come quelle approssimazioni là, soltanto che invece di esserci dei numeri ci sono delle funzioni. Allora, numericamente, diciamo, questi problemi oggigiorno si affrontano con i computer. Cioè tu hai, sapete quelle belle figure con gli elementi finiti, cioè in cui c'è tutta una bella struttura, tu fai la deformazione, il computer ti calcola tutto come si deforma la struttura, ti fa pure i colori per farti capire dove ci sono gli stress più elevati, tutte quelle belle cose. Tu metti i dati, programmi il computer e il computer ti dà la risposta. Però la risposta che ottieni dipende dal modello che hai. Se il modello è corretto avrai una risposta corretta. Se il modello del tuo problema è stato modellizzato matematicamente male, la risposta sarà acqua. Per esempio, è di qualche giorno fa la notizia che si sono messi degli scienziati, non so esattamente se fisici, matematici, ingegneri, comunque un'università dell'Alaska ha rilasciato un report secondo il quale ieri era l'11 settembre l'edificio 7 che è crollato nel pomeriggio, loro hanno fatto tutti i modelli e secondo loro non è possibile che questo sia crollato in base al fatto che ci stava l'incendio. La teoria ufficiale dice che c'era l'incendio, a un certo punto si sono indebolite le colonne, erano in acciaio, la struttura portante era in acciaio, e questo edificio è caduto come una pera secca.
loro hanno provato in tanti modi, però allora non gli viene che questo sia compatibile con quello che si è visto, cioè l'edificio è venuto giù proprio boom. Ora, cosa dire di questo? È una prova definitiva? Certo che no. Posso, personalmente potrei avere dei dubbi come li hanno avuti loro, però se tocca a te l'onere della prova, dire che sia una prova definitiva è quantomeno azzardato, perché basta dire ah no, basta trovare una variabile che nel modello non c'è stata messa, dice rifai tutti i conti con quest'altra variabile che non hai considerato, perderate 3 mesi, il risultato viene lo stesso, poi ne trovo un'altra di variabile, rifai tutti i conti, è chiaro che non finiamo più. Bisogna stare molto attenti. Alcune quando, perché là non ci, sostanzialmente non ci può essere una prova definitiva? Perché il fenomeno non è replicabile, non è che io per vedere fare una prova definitiva metto a prendere un altro edificio, facciamo cadere un edificio per vedere se la simulazione è corretta o no, no? Una prova dovrebbe essere fatta, allora prendiamo un edificio analogo a quello, prendiamo la simulazione che ha fatto l'Università dell'Alaska, ci facciamo un incendio fino a che cade e vediamo se l'università, quello che ha detto l'Università dell'Alaska si verifica. Se si verifica più o meno, diciamo, con un certo grado di esattezza quello che dice l'Università dell'Alaska, allora a quel punto dice sì. Quindi in un altro caso quello ha predetto perfettamente il fenomeno, un caso simile, e allora perché là non ci troviamo? Quanto costerebbe sta cosa? Qualche miliardo di dollari. No, beh, qualche miliardo no, ma centinaia di milioni di dollari, sì, l'edificio era molto grande. Invece c'era un fenomeno che si era verificato e per quale sono andati a chiedere consiglio a questo professore. Qual era questo fenomeno? Allora, sapete che le navi oggigiorno sono molto grandi. Allora, poi avete una nave da carico grossa, immaginate una cosa di 50 metri, 70 metri e larga 20, e su questa nave c'era a un certo punto una zona dove c'era un coperchio di metallo fatto a L. Allora, che succedeva? I camion passavano su, andavano sulla nave, caricavano, spostavano, eccetera, passavano qua sopra. A volte passavano in qua, a volte passavano in là, però ci potevano passare, è aggarrabile quella zona. Che cosa avevano scoperto? Allora, quelli ovviamente cosa volevano? Non volevano che al passaggio di un camion cedesse e quindi il camion rimaneva incastrato e sai quanti danni. Però avevano notato una cosa strana, che quando passava il camion, questo punto qui, al convergenza interna dei lati della L, si sollevava. E allora là avevano identificato un punto possibile di cedimento, che se là si comincia a fare una cricca si spacca, poi col tempo può cedere. Allora hanno detto, sono andati da questo professore a Zalo e gli hanno chiesto, guarda professore, qua noi abbiamo identificato questa debolezza, abbiamo messo tutti i numeri dentro il nostro calcolatore, abbiamo usato il programma che abbiamo chiaramente definito e quando siamo andati a fare i conti il calcolatore non ci dice che questo si alza, il computer dice che là non si dovrebbe alzare, però noi vediamo che si alza, anzi il conto lo siamo andati a fare proprio perché siamo preoccupati. Cioè, se lei ci studia questa cosa, noi le diamo dei soldi. Allora lui, tutto contento, fa lo studio, trova che effettivamente nel modello ci mancava un pezzo dell'equazione, che è nell'approssimazione dell'equazione numerica. Allora lui fa vedere, molto contento, va da loro, vedete? Qua ci manca un pezzo, questo è il pezzo che ho calcolato io, rifate i conti con questo e vedete che questo si alza. Ah sì, bene, bene, grazie, gli danno i soldi, rifanno i conti, dopodiché continuano a usare il programma di più. Perché? Se ci pensate la cosa ha perfettamente senso.
loro non è che hanno protestato, hanno detto tu hai fatto i conti male eccetera, però attualmente continuano a usare il programma lì. Allora, loro hanno rifatto i conti, hanno fatto, diciamo, secondo il modello di Nazarov, hanno visto che effettivamente c'è un pezzo in più, hanno visto che mettendo dentro quel pezzo, quello là si alza. Però hanno fatto anche i conti che quel pezzo si alza di un tot, che praticamente rispetto a, hanno fatto i conti con le sollecitazioni dei camion che ci passano qua sopra, quando sono grossi i camion, che carico devono portare, che sono sicuri che la lastra, diciamo, di metallo non cederà mai. Una volta che sono sicuri che questa non cede e non comincia la cricca, che allora a sto punto io posso pure ignorare, posso trascurare l'errore. Quello che allora loro sapevano che c'era un errore. Nazarov ha trovato l'errore e gli ha quantificato l'errore. Dopodiché a loro non conviene andare a comprare un programma di calcolo migliore, perché magari devono spendere 300.000 euro per questa cosa, perché se lo devono far fare su misura, mentre invece a Nazarov gli hanno dato molto di meno. Però una volta che quello gli ha fatto i conti, sanno che quell'errore per quello che gli serve è dopodiché a questo serve la matematica. Dopodiché Nazarov ovviamente era tutto deluso, perché dice come, io ho fatto, ma hanno pagato pure, diceva. Però non usano quello che gli ho fatto. Però loro dice, perché devo andare a spendere tanti soldi, che ne so, 50.000 euro per comprare un programma nuovo, quando non so che è trascurabile? Se so che è trascurabile, per me è trascurabile. Io ero solo preoccupato che non lo fosse. A questo serve la matematica. La matematica serve a fare i conti in maniera più veloce, a sapere se una cosa è trascurabile o no, a fare, ovviamente, da un punto di vista dei conti. Poi ovviamente qua non è che c'era solo matematica, c'era anche Nazarov doveva conoscere anche bene fisica, perché doveva capire il modello qual era e doveva capire come si traduceva la fisica nelle cose di matematica. Chiaro? Quindi qua non è che c'era solo matematica. Però facciamo degli altri esempi. Vi ricordate l'esempio della media? Primo giorno, quell'esempio a cosa serviva? Io devo fare una media, se la faccio in quel modo la faccio più velocemente. Se per esempio uno dovesse contare i capelli che uno ha in testa e la persona non è calma, perché se ne fa, come si fa? Veramente uno si mette a uno, mette un computer e fa l'immagine, fa i puntini, lo rasi a zero, fa l'immagine con uno scanner, con dei puntini. No, come si fa? Vedi quanti centimetri quadrati ci stanno, poi prendi un centimetro quadrato dove la densità ti sembra media, conti quanti puntini corrisponde, rasi solo quel centimetro quadrato, così la persona non neanche. Gli conti i puntini in quel centimetro quadrato e moltiplichi per centimetri quadrati, no? Ma se oggi dobbiamo scegliere tre rappresentanti tra di voi, facciamo le elezioni, siete 200, io ho i rappresentanti, cioè i candidati A, B e C, dobbiamo sceglierne uno solo. Allora si mette uno là, tira fuori la scheda e mi dice A, io segno una, poi B, 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 C, A, B, C, A, A, B, B, C e così via. Se faccio così, poi alla fine, quando arrivo alla fine, qual è il problema? Sì, magari si vede pure chi è chiaramente il vincitore, ma se devo scrivere il risultato di quanti voti ha pigliato, che devo fare? Ah, devo ricontare. Allora, per semplificare questo problema del riconteggio, come posso fare? A 10 metto la barra. A 5 o a 10 metto una barra. Così quando devo ricontare dico, ah, una barra più 1 fa 6. È più
facile, no? E così via, sono tutti... tutti possibili artifici di conto che vengono dalla matematica. Questo è. Ok, adesso torniamo ai logaritmi. Torniamo voglio fare un po' di grafici. Allora, noi conosciamo già il grafico per esempio di y uguale 2x più 1, prendiamo una retta. Qua ci mettiamo 1, qua ci mettiamo 3, uniamo e questa è y uguale 2x più 1, y per 1. Abbiamo detto che questa funzione era invertibile. La funzione inversa qual era? Funzione inversa, se andate a fare il conto, è y uguale 1/2 x - 1. Cioè devo fare y meno 1 fratto 2 e poi scambiare la y con la x. Quindi qui ho meno 1/2, poi qua ho a 1 vale 0 e devo unire. Come si ottiene quella retta da questa? Facendo una simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante, cioè facendo quel discorso che vi ho spiegato l'altra volta. Cioè io, immaginate che questa sia una pagina di quaderno, la girate dall'altra parte e la guardate in trasparenza, e quello che ottenete è questo. Quindi questa pagina io la giro, la guardo dall'altra parte, però mettendo quest'asse come se fosse y, cioè quest'asse come se fosse x, e quello che vedo in trasparenza è esattamente. Poi abbiamo fatto una cosa simile con le funzioni con i polinomi di grado 2. Per esempio, se io prendo il polinomio y uguale x quadro meno 1, il grafico, visto come funziona il suo grafico, fa così. Qua ci sta a 0 vale meno 1 e a 1 vale 0. Se vado a fare la funzione inversa, questa è invertibile solo se ne cancello metà, cioè solo se la prendo per esempio sui positivi o sui negativi. Se la prendo definita solo sui positivi, la funzione inversa viene così. È y uguale alla radice quadrata di x più 1. Quella col più corrisponde a questo mezzo grafico qua che è stato girato. Quella col meno corrisponde all'altro mezzo grafico. Come vedete, quella non era né iniettiva ma neanche suriettiva. Infatti questa qua si può definire qual è, come si va a definire una funzione dopo quando ci sta una radice. Bisogna che il radicando sia maggiore o uguale a 0. Quindi qua x deve essere maggiore o uguale di meno 1, perché vedete a meno 1 la funzione esiste vale 0, sta meno 1 in posto, si può calcolare. Dice, ma questo non è tutto questo grafico qua girato, è mezzo, lo so, perché la funzione non è iniettiva, quindi l'abbiamo dovuta
non l'abbiamo potuta invertire così com'era, l'abbiamo dovuta modificare per poterla invertire. Ricordate il discorso dell'altro giorno? Adesso andiamo a vedere quali sono le funzioni corrispondenti alle potenze dei logaritmi. Ora, se io faccio una funzione corrispondente a una potenza, poi lasciate qua, per esempio se togliete il meno 1, alzate questo di 1, questa qua è il grafico corrispondente al quadrato, alla potenza di esponente 2, però nella quale faccio variare la base. Vi ricordate, la potenza ha due argomenti, base elevato a esponente. Se io invece tengo fissa la base, faccio variare l'esponente, faccio per esempio x uguale 2 alla x, ottengo una funzione fatta così. Qua c'è sempre 1, per esempio a 1, la funzione deve valere 2, a 2 la funzione deve valere 4 e così via. A 10 questa funzione varrà 24. Questa funzione non si chiama potenza, ma si chiama funzione esponenziale, perché non è fissa l'esponente, fisso l'esponente e varia la base, ma varia l'esponente, quindi si chiama funzione esponenziale. La più nota è quella in base E, quindi E alla X, però anche 2 alla X va bene, sempre una funzione esponenziale E, cambia soltanto base, le proprietà sono simili. Allora, quali sono queste proprietà? Innanzitutto il valore di una funzione esponenziale è sempre così. Vedete che la funzione integrale della funzione sta sempre al di sopra y maggiore di 0. Il risultato della funzione esponenziale è sempre così, positivo. 2 alla 0 fa 1, 2 alla 1 fa 2, 2 alla meno 1 fa un mezzo, 2 alla meno 2 fa un quarto, ma sempre positivo è. Il risultato di un elevamento a potenza di 2, sia che l'esponente sia positivo, sia che l'esponente sia negativo, è sempre positivo. Oh, tutte queste cose verranno ripetute durante il corso, non è che... Però, cominciamo a fissare le idee. Poi, qual è l'altra proprietà fondamentale della funzione esponenziale? Che ogni volta che io mi sposto di destra di un certo tot, in questo caso di 1, la funzione esponenziale raddoppia. In questo caso, ogni volta che aumento l'argomento di 1, vedete, 2 alla meno 1 a meno 1 la funzione vale un mezzo, a 0 la funzione vale 1, a 1 la funzione vale 2, a 2 la funzione vale 4, a 3 la funzione vale 8 e così via. C'è una quantità fissa, se voi immaginate che questo sia una quantità di denaro e questo sia un tempo, allora c'è un tempo fisso, in questo caso 1, che è un tempo di raddoppiamento in cui il vostro capitale raddoppia. Perché ho usato questo esempio? Perché una crescita esponenziale si ha nel caso, per esempio, degli interessi composti. È vero che attualmente gli interessi stanno a zero, però se vai a prendere i soldi per un debito, per quanto piccoli, ci sta, insomma, sì, un mutuo di una casa magari ti fanno un interesse abbastanza basso, però se un'azienda vuole prendere a prestito 1 milione di euro perché deve fare, diciamo, un investimento, dovrà pagare un interesse del 3, 5, 7, 9% secondo me. Allora, se un'azienda ha preso a prestito 1 milione di euro al tasso di interesse del 5% e pagherà soltanto alla fine, quindi non paga, non fa pagamenti
intermedi. In quanto tempo questo debito raddoppierà? Se io ho 1 milione di euro di debito al 5% di interesse, in quanto tempo questo debito raddoppierà? Circa. Se il 5% di anni è 50 anni. Non ci pensare proprio, in 50 anni è diventato ben più di 8 milioni di euro. Beh, circa 10 milioni, più di 10 milioni di euro. Eh? No. Ecco, allora, una prima regola della matematica, non sparare i numeri. Bambera. Allora, se il tasso di interesse fosse dell'1%, e non ci fosse composizione degli interessi, cioè che cosa significa interessi composti? Significa che dopo un anno io pago gli interessi non su 1, ma su 1,01. Se fosse lineare l'interesse, la crescita del debito, ogni anno pago l'1%, quanto tempo ci mette a raddoppiare il debito? Cominciate da questo esercizio semplice. Se non ci fosse, se l'interesse non fosse composto, io ho 100, ogni anno accumulo 1 di interesse. 100 anni, no, fino a qua ci siamo. Se l'interesse è composto, ci mette di meno, perché ovviamente io devo pagare l'interesse sull'interesse dopo un anno, dopo 2 anni di interesse, sui primi 2 anni di interesse e così via. Quant'è questo di meno? Beh, questo di meno è 70 anni circa, eh? È 100 per il logaritmo in base E di 2, perché lo vedremo durante il corso. Logaritmo in base E di 2 fa circa 0,7, 0,69, quasi 0,7 preciso, quindi a raddoppiare ci mette 70 anni. Ora, se il tasso di interesse fosse il 2%, secondo voi a raddoppiare quanto ci metterebbe? Se era lineare, da 100 anni ce ne metteva 50, e se è composto è uguale, ci mette sempre la metà, quindi da 70 ce ne mette 35. Allora, se il tasso di interesse è il 5%, quanto tempo ci mette a raddoppiare? Quattordici anni, perché 70 diviso 5 circa. Poi ci sono delle approssimazioni. Quindi se ci mette a raddoppiare 14 anni, che è successo? 14, 14, 14, in 42 anni il debito sarà diventato 8 milioni di euro. Raddoppia 3 volte. Perché i primi 14 anni raddoppia. Poi gli altri 14 anni raddoppia, ma che cosa? Non un'altra volta da 1 fa 2, da 2 fa 4. Poi altri 14 anni da 4 fa 8. E poi, se voglio considerare 50 anni come diceva lui, ci mancano ancora 8 anni nei quali aumenterà circa di quasi una volta, 1,4 circa, quindi dopo 50 anni saranno intorno a 11 milioni di euro, poi bisogna fare i conti precisi. Chiaro? Oh, qual è la caratteristica di questa funzione esponenziale? Ma quando è che la crescita è preoccupante, cioè può diventare fuori controllo? Più passa il tempo, più sta roba, sta cosa cresce in una maniera incontrollabile, no? Perché siccome la doppia ogni volta, okay. Allora facciamo anche un accenno, oggi abbiamo iniziato un po' più tardi, finiremo un po' più tardi, verso le 11:30, però diciamo prima di fare pausa voglio fare un altro accenno, un'altra piccola digressione. Prima di fare la digressione però voglio completare, perché sennò poi rimangono le cose appese, anzi qua non mi serve.
la funzione immersa di questa? Logaritmo. In che base? 10. C'è scritto. Allora, come è fatto il logaritmo in base 2 di x? Basta girare con quel procedimento che abbiamo detto prima quel grafico là. Quindi vedete che sono tutte e due funzioni, si dice crescenti, cioè più mi sposto verso destra più il valore alto. Questa funzione pure è crescente, quest'altra pure è crescente. Notate, quando una funzione è crescente l'inversa pure è crescente. Questa qui invece da 0 in poi cresce, prima di 0 invece decresce. Allora vedete, l'inversa, noi abbiamo invertito solo questo pezzo qua che era crescente, quindi l'inversa è crescente. Se avessi invertito l'altro pezzo che era decrescente, l'inversa pure era decrescente. Cominciate a osservare questo. Oh, qua cosa succede? Qui la funzione ha valori maggiori di 0, quindi il codominio è tutto R, ma l'immagine, cioè i punti che vengono colpiti, sono solo quelli positivi. Quando vado a invertire, per rendere invertibile devo rendere l'immagine uguale al codominio, ma quando vado a scambiare il codominio mi diventa dominio. Quindi chi ha il dominio qui? I numeri positivi. Come vedete, il logaritmo di un numero negativo la osta in base 2, perché non c'è nessun esponente al quale io possa elevare 2 e far uscire un numero neanche 0. Poi A1 ovviamente vale 0 e cresce sempre, però a differenza di questa, mentre questa cresce sempre più velocemente, questa qua al contrario cresce sempre più lentamente. Cresce, però per crescere di 1, qua ci mette 1, cioè logaritmo in base 2 di 2 fa 1, qua logaritmo in base 2 di 1 fa 0, per crescere un altro 1, qua ci mette 2 perché devo arrivare a 4, logaritmo in base 2 di 4 fa 2, per crescere un altro 1 devo arrivare a 8, quindi stavolta è il contrario, cioè per crescere di una quantità fissa additiva, cioè ogni volta per crescere di 1 raddoppia il tempo che ci vuole, esattamente inverso, perché è la funzione. Bene, quindi questa cresce lentissimamente quando x è molto grande. Cresce poco 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 poco. Se io vado a fare logaritmo in base 2 di 1 milione viene circa 20. Se vado a fare logaritmo in base 2 di 2 milioni e non è arrivato manco a 21, perché per arrivare a 21, se no è arrivato a 21. Giusto? No, non è arrivato a 21 perché il logaritmo in base a 2 di 1 milione è un po' meno di 20, quindi non è arrivato a 21. Però è cresciuto solo di 1. Per arrivare a 30 devo arrivare al logaritmo in base a 2 di 1 miliardo. E così, circa. Ok. Detto questo, andiamo a fare questa piccola digressione. Allora, quali sono tipicamente gli accrescimenti esponenziali? In economia, quelli che capitalizzano gli interessi. Quando io sto dicendo che c'è un interesse del 8%, qual è la funzione interpolante che più o meno mi dà l'andamento del capitale? È a
1 più tot diviso 100 alla x. Quindi se L è 5% è 1,05 elevato a x. È chiaro che non è così violenta come 2 alla x, però pure cresce allo stesso modo, semplicemente la scala di tempo è un po' più lunga, ma il fenomeno di crescita esponenziale c'è sempre, per cui a un certo punto la crescita diventa incontro là. Tu prova a avere 1 miliardo di debiti di interessi e 5% su 50 milioni. Allora, tutti questi fenomeni sono preoccupanti in sé perché certe cose possono andare fuori scala. Infatti, facciamo un esempio, sempre da un punto di vista economico, come si misura il debito pubblico? Che cos'è il debito pubblico? Boh. Cos'è il debito pubblico? Prima di parlare di debito, che cos'è il PIL? E che significa? Quant'è il PIL italiano? Quant'è? Avete tutti sentito questa frase, prodotto interno lordo? Però quant'è? Mi sapreste quantificare quant'è? Un paio di miliardi? Stai proprio... 1700 miliardi, mo coinere qualcuno. 1700 miliardi. E quello americano? Vediamo un po' se c'è un po' di logica. Se quello italiano è 1700 miliardi, quello americano sarà di più di me. Quanto di più? A occhio e croce, quanto può essere di più? Quanti sono gli americani? Diciamo, americani e statunitensi, per precisione. Parliamo di America come continente. Quanti sono? 320 milioni. Gli italiani? 60,4. Quindi quante volte in più sono? 5, 6. Tra 5 e 6, un po' più di 5. Mediamente, chi ha un reddito più alto, un italiano o uno statunitense? Di quanto? Il doppio? No. Diciamo una volta e mezza. Allora prendete una volta e mezza, una volta e 6. Quindi prendete, moltiplicate 5,3 per 1,6, ottenete 8,9, prendete 1,7, moltiplicate per 9, ottenete 15,16. Quindi il prodotto interno lordo americano sarà 16,000, 17,000, non so esattamente, circa 10 volte, poco meno di 10 volte quello italiano. Chiaro? Questo è. Oh! Adesso bisogna fare una manovra finanziaria fine anno. Oppure parlano di crescita. Come si misura la crescita? In percentuale. Oh, questo volevo sapere. Si misura in percentuale. Perché non c'ha senso dire il mio prodotto interno lordo quest'anno cresce di 50 milioni, 1 miliardo, 2 miliardi. Bisogna vedere rispetto al PIL. Perché è ovvio che se gli Stati Uniti sono 10 volte più grandi dell'Italia come PIL, il prodotto interno lordo, se cresce della stessa percentuale, crescerà di 10 volte tanto. In realtà là sta crescendo
al 2% annui, qui sta crescendo allo, se va bene per fine anno sarà allo 0.1-0.2%. Se va bene, che potrebbe essere pure 0 o 0.0. Comunque il concetto importante è che è in percentuale. Il debito pubblico italiano come si misura? In percentuale rispetto al PIL, non ha senso dire il debito pubblico italiano è 100, 1000, 10.000 miliardi. Bisogna vedere rispetto al PIL, perché il PIL, che è una misura della tua capacità di produzione economica in un anno, dice, ti dirà le tue capacità di ripagare il debito. Se tu vai a fare un mutuo per la casa, cosa vogliono sapere? Quanto pigli di stipendio? Perché se la rata del mutuo fa 600 euro e tu prendi 1000 euro di stipendio, il mutuo non te lo fanno. Se fa 600 euro e tu prendi 2000 euro di stipendio e c'hai qualche cosa a garantire, ci pensano, esatto. Se ce n'hai 3000 euro di stipendio ed è un lavoro che insomma abbastanza sicuro, te lo fanno subito. Perché? Perché se c'hai 3000 euro, 600 euro al mese li puoi mettere da parte. Se ce n'hai 1000, sembra strano che tu possa mettere 600 euro al mese da parte per pagare un mutuo. Chiaro, va in proporzione, va in percentuale, no? E quindi quant'è la il debito pubblico italiano? Cento trenta, 132,8%. Cioè una volta virgola tre il PIL, quindi siamo a due, oltre i 2000 miliardi di euro, 2003, 2002, 2003. Ok? Ovviamente questa è una percentuale alta, per cui chi ti presta i soldi, se li presta a te, va cercando un interesse più alto che se li presta per esempio a chi? Alla Germania. Perché? Quanto è il debito pubblico della Germania rispetto al PIL della Germania? 60%. Però fate attenzione, perché quello della Francia è circa il nostro. È vero che è il 100% del PIL, loro hanno 98-99, torna a 100, che poi stai 98-99 all'anno scorso. Però loro hanno un 10-15% in più di PIL, quindi se vai a fare i conti più o meno è uguale al nostro, in assoluto, ma in percentuale rispetto al PIL è di meno. Se vai a vedere tra noi e la Francia c'è uno spread, cioè l'interesse che ti chiedono, molto consistente, invece dalla Francia alla Germania quasi poco. Certamente anche alla Francia chiederanno qualcosa in più della Germania, ma a noi ci chiedono di più. Per certi versi questo è un controsenso, perché uno già sta più in difficoltà, però d'altro canto con il creditore si vuole cautelare dal rischio. La cosa ha degli aspetti, fino a che gli interessi sono bassi come adesso, è una cosa che uno mucugna ma può tollerare. Se gli interessi, perché sono bassi gli interessi attualmente? Perché ci sta la Banca Centrale Europea che ha stampato molto denaro, quindi questa è una cosa che fa abbassare gli interessi. Ma non è che voglio fare tutta la teoria economica, ci sta la facoltà di economia apposta. Però se la differenza è tra la Germania paga zero o qqualcosa in meno di zero, addirittura il Bund tedesco a 10 anni paga un interesse negativo, quindi ci arrivate a capire che c'è qualcosa che non va. Cioè se qualcuno, in realtà molti,
sono disposti a prestare soldi alla Germania, avendone 100.000 euro la Germania, avendone tra 10 anni indietro 99.500, qualunque cervello credo che riesca a capire che c'è sta qualcosa che fondamentalmente in questo momento non va. Addirittura in questo momento, essendo lo spread intorno a 150, questo significa 150-160, questo significa che anche in Italia c'è gente disposta a prestare 100.000 euro anzi no, ho detto male prima, che l'interesse è a meno 0,5, se è meno 0,5 è all'anno, quindi in 10 anni circa meno 5%, quindi tu ne presti 100 e tra 10 anni te ne danno 95. In Italia c'è gente disposta a prestare soldi allo Stato italiano, per fortuna, 100.000 euro e tra 10 anni ne pigliano 110, 1% all'anno. Ok? Che è un tasso di interesse molto basso. Ma se per esempio il tasso di interesse per qualche motivo andasse fuori controllo, comincia a chiedere 3% all'anno alla Germania, chiaro che c'è anche un'altra cosa di cui tenere conto, cioè l'inflazione, cioè bisogna vedere con questi soldi che ci vuole. Però è chiaro che questi sono tutti fenomeni esponenziali. Se si passa al 7% l'anno, se quello italiano passa al 7% l'anno, non vanno trovando tra 10 anni circa 110.000, perché là il fatto che sia l'interesse sia composto l'ho trascurato perché l'effetto è minimo. Se passiamo invece al 7%, la composizione non la posso più trascurare, da 100.000 in 10 anni diventano 200.000. Chiaro? Quindi con le crescite esponenziali bisogna stare attenti, perché a un certo punto le cose possono esplodere. Questo è un fatto che vale per tutti. Con questo non voglio dire chi c'ha torto, chi c'ha ragione, se è una cosa giusta, se è una cosa sbagliata, questo è un altro discorso. Quando ieri c'è stato un austriaco che ha detto no, le norme devono essere dure perché noi non vogliamo pagare i debiti dell'Italia, qualcuno che pare un italiano con cognome tedesco gli ha ricordato che l'Austria ha fatto default 7 volte, default è quando non paghi i debiti, l'Italia 0 nella storia. Poi non è poi così vero, perché quando l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale tutti quelli che avevano soldi investiti in titoli pubblici, per quale motivo? Il valore della lira prima della guerra aveva un valore, dopo, grazie all'inflazione, dopo la guerra il valore era praticamente un centesimo di quello di prima, quindi cosa che, siccome i titoli erano a tasso fisso, non era stata per nulla compensata. Nella teoria non è un default, perché i debiti sono stati onorati, però in pratica è come se lo fosse. Ci sono stati molti altri esempi di questo tipo. Ad esempio, uno dei di una situazione di questo genere più recente, ma ce ne stanno, per esempio l'Argentina, la Russia nel 98. Nel 98 da un giorno all'altro il valore del rublo in una settimana è sceso circa a un decimo del precedente valore. Quindi se uno aveva uno stipendio che valeva 1000 dollari, dopo una settimana il suo stipendio valeva 100 dollari. Quindi ci sono questi fenomeni estremi, non dobbiamo andare nelle epoche geologiche per... Quindi, come vedete, quando la crescita è esponenziale basta aumentare un po' il tasso di interesse che le cose possono diventare molto violente. Se io parlo di un tasso di interesse del 7% a settimana, in 10 settimane sono rovinato, cioè ho perso la metà. È chiaro?